Ma andiamo in Ucraina. Fa discutere il video che mostra 46 neonati frutto di maternità surrogata attualmente abbandonati in un hotel di Kiev in attesa di essere portati via dai genitori committenti impossibilitati a raggiungerli per il blocco dei voli internazionali a causa della pandemia. Di dignità umana calpestata parlano i vescovi latini e greco-cattolici dell'Ucraina. Al microfono di Cecilia Seppia ascoltiamo il presidente di Scienza e Vita Alberto Gambino. La pandemia ha come effetto collaterale quello di mettere a nudo una serie di vicende che nella normalità non vengono all'evidenza pubblica. Le prime vittime sono le donne usate come schiave e purtroppo lo fanno per motivi evidentemente economici di sfruttamento. Basta questa ipocrisia nel dire che c'è una libertà, una volontarietà. La verità cruda è che sono persone sostanzialmente disperate che per pochi euro sono disposte a portare nel grembo un bambino che è concepito da altri e lo fanno poi abbandonandolo nel momento più bello della nascita. Questi bambini vengono, direi, violentemente distolti dal grembo materno. Questo, uso un'espressione un po' forte, ma grida vendetta, e quindi occorre davvero recuperare il senso della dignità della donna e della maternità.